Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ormai consueto appuntamento di Arte a Casa. Oggi parleremo di Giuseppe Spagnuolo, che è stato uno dei maggiori scultori italiani del panorama del Novecento. Una vita, quella di Spagnuolo, votata alla creazione e all'utilizzo della terra che diventa forma ed energia. Spagnuolo è morto nel 2016 ed era nato nel 1936 a Grottaglie di Puglia. Quindi muore a 80 anni e per tutta quanta la sua vita si è dedicato all'arte e alla creazione artistica. Ritornando al luogo d'origine, al luogo di nascita di Spagnuolo, potremmo dire che egli è nato in un luogo che l'ha predestinato sin da subito a quello che poi è diventato il suo lavoro. Cerco di essere più chiara. Dico questo perché Grottaglie è uno dei centri ceramici più importanti di tutta quanta l'Italia. E il padre di Giuseppe era un ceramista e Spagnuolo sin da bambino si forma come allievo all'interno della bottega paterna. Come egli stesso ha raccontato durante un'intervista di qualche anno fa, sono vissuto sempre dentro questo mondo, sporco di terra fin da fanciullo, quando frequentavo la fabbrica di mio padre. Plasmavo qualche oggetto, provavo il tornio. Questa cosa mi ha accompagnato per tutta la vita, silenziosamente, e spesso ho alternato il lavoro con il ferro a quello con la terra. Dalla Puglia si trasferisce a Faenza e tra il 1952 e il 1958 studia presso l'Istituto di Ceramica di Faenza. Poi nel 1959 lo troveremo a Milano in Accademia di Brera, dove frequenterà, collaborerà e diventerà anche amico dei grandi artisti contemporanei a lui. E sto parlando sicuramente di Arnaldo Pomodoro, così come di Lucio Fontana, ma conoscerà anche e resterà assolutamente affascinato dall'arte e dall'espressione creativa di Piero Manzoni. Quindi, come già ho anticipato, Spagnuolo lavora con la terra, ma ben presto affiancherà a questo materiale anche il ferro, così come l'acciaio, prediligendo il corten in particolare, per dare maggior potenza alle sue opere. Nel 1965 realizza la sua prima mostra personale, mettendo appunto in mostra delle piccole sculture realizzate in gres. Altro materiale che soprattutto all'inizio prediligeva. La sua prima affermazione nella scena internazionale, però, arriverà soltanto nel 1972 con la partecipazione alla Biennale di Venezia, seguita poi nel 1977 da un'importante mostra in America, dove presenterà il ciclo di lavori dal titolo Archeologia e Paesaggi. Gli anni 90 sono gli anni della consacrazione in Italia, ma anche all'estero, dell'arte di Giuseppe, e basti pensare che l'Accademia delle Belle Arti di Stoccolma gli affida la cattedra di scultura e, rimanendo sempre fuori dal nostro paese, è importantissimo il successo che Spagnuolo ha presso gallerie e anche musei e istituzioni, quindi sia pubbliche che private, in Germania. Nel 2000 gli è stato conferito un premio prestigiosissimo nel settore, soprattutto per quella città, e cioè il premio Faenza alla carriera. Quindi abbiamo detto terra e metallo, argilla e ferro, materiali e tecniche di lavorazione decisamente diverse e lontane tra loro, connubio difficile, se non addirittura impossibile sulla carta, ma evidentemente reso possibile dalla maestria, dalla capacità artistica di Giuseppe, il quale trova nel fuoco la chiave di volta, il punto d'incontro, l'elemento che accomuna questi materiali così tanto diversi, i quali, seppur mantenendo le loro singole peculiarità, però entrambi hanno bisogno del fuoco. Tant'è che, come Spagnuolo stesso ha dichiarato, l'argilla con il fuoco si solidifica e quindi, diciamo, da terra diventa qualcos'altro, così come anche il ferro subisce la trasformazione importante grazie al fuoco. Però, al contrario dell'argilla, il ferro grazie al fuoco non diventa duro perché lo è già in natura, ma diventa morbido e malleabile, le caratteristiche proprio di questo metallo.
Diciamo che io sono uno scultore monocorda, non ho molti materiali a disposizione. C'ho praticamente tre materiali, la terracotta, la terra, che poi col fuoco diventa dura, il ferro, che col fuoco diventa molle, e la carta, che mi dà la possibilità di immediatezza che nella terracotta, nel ferro mi danno. C'ho il fuoco nelle mani che taglia una lastra d'acciaio. Per me il fatto del materiale è proprio un tramite oggettivo, cioè proprio col materiale io ho un senso di scontro totale, no? Per cui a volte vinco, a volte perdo, cioè a volte il materiale mi sovrasta, a volte lo domino, ma non lo domino mai fino in fondo, e non riesco, cede oppure si sfascia, allora in questo rapporto così di forza e di fragilità trovo il mio equilibrio. Non parti dalla ricerca della forma, parti dalla ricerca dell'energia che c'è nel materiale. Il materiale ti dà la forza per arrivare a un concetto di forma, neanche a una forma. Continuando a parlare di questi materiali che Spagnulo ha preferito e con cui ha lavorato per tutta quanta la sua carriera, egli ci fa notare un altro punto in comune, potremmo dire, cioè entrambi i materiali, quindi sia l'argilla, la terra che il ferro, sono dei materiali amorfi, cioè sono dei materiali che da soli, presi così come sono in natura, potremmo dire quasi che non hanno senso, potremmo anche azzardare e dire che sono dei materiali brutti in natura. Al contrario di tanti altri materiali, non so, l'esempio che fa proprio Spagnulo, ad esempio il marmo, che è un materiale bellissimo e potremmo stare a guardare un blocco di marmo non lavorato, lasciato così come la natura ce l'ha dotato per ore e rimanere affascinati, guardare le sfumature, le venature, rincorrere il marmo bianco così come quello rosa, è qualcosa di estremamente affascinante che potrebbe anche non avere bisogno della mano dell'uomo, dell'artista nello specifico. Invece la terra, l'argilla, così come anche il ferro, non sono dei materiali naturalmente belli. Una montagna di terra, estremizzava lui per cercare di spiegare questo concetto, resterà una montagna di terra, non ha nulla di affascinante, non ha nulla di bello, non ha nulla di entusiasmante, così come invece altri elementi naturali ce l'hanno. Il marmo di cui abbiamo parlato prima, ma potremmo dire anche una pietra levigata dal lavorio dell'acqua del fiume, i fiori, le conchiglie, che altro ancora, insomma, siamo pieni di belli elementi naturali. Sicuramente però la terra e il ferro non fanno parte di questo ventaglio di elementi naturali che anche da soli, anche senza il trattamento e la lavorazione dell'uomo, sono dei materiali belli, affascinanti. Ed è per questo che entra in campo l'azione dell'uomo, o meglio ancora, in questo caso diremmo l'azione dell'artista. La terra, così come anche il ferro, hanno bisogno del lavoro dell'artista, il quale riesce a donare bellezza e poesia a dei materiali che naturalmente tutto hanno fuorché la bellezza, tantomeno la poesia. Ed è proprio questo il compito dell'artista, e questo ed è quello che fa Giuseppe Spagnulo durante il suo lavoro e che ha fatto per tutta quanta la sua carriera. Giuseppe Spagnulo ha donato bellezza, armonia e poesia lì dove naturalmente non c'erano. Trasformare la materia prima per Giuseppe vuol dire inoltre non solo donare bellezza, ma anche dare energia, per far diventare una cosa qualcos'altro, per far diventare un elemento naturale qualcos'altro, un'altra cosa ancora. Spagnulo a tal proposito ha dichiarato: la cosa che mi interessa di più nell'arte non è la forma,
Può essere di tanti modi, la forma, come ad esempio un cilindro, un disco, un muro, un pavimento, non mi interessa. Quello che mi interessa invece è questo senso dell'energia, che è la vera ricchezza del nostro paese, la bellezza del fare. Nel 2002, si inaugura a Castelbasso la mostra Alchimie del Fuoco, mostra dedicata all'arte di Giuseppe Spagnuolo. Questo momento iniziale per l'esperienza della Fondazione Menegaz, ma di ulteriore consacrazione invece per l'artista Spagnuolo, sancisce l'inizio di un rapporto speciale tra le due parti. Innanzitutto perché Spagnuolo, in occasione della mostra, realizza personalmente la copertina del catalogo, rendendolo così un vero e proprio libro d'artista. Ed è proprio l'opera di cui vi voglio parlare oggi. In fondazione ancora oggi ci sono ovviamente conservate le prove, le bozze di quello che poi è diventata la copertina del catalogo. Si tratta di due lavori realizzati su carta con ossido di ferro e carbone, che sono proprio che raccontano la storia e l'evoluzione di questo progetto realizzato proprio in occasione della mostra del 2002. Ma tornando al rapporto speciale di Spagnuolo con la Fondazione Menegaz, facciamo un piccolo salto. Dal 2002 arriviamo al 2009, anno in cui l'artista, sollecitato dalla Fondazione, che sicuramente però a sua volta aveva raccolto, accolto e custodito di buon grado idee e proposte fatte direttamente da Spagnuolo già nel 2002, nel 2009 la Fondazione chiama l'artista per realizzare il portale d'ingresso, della sede della Fondazione. Tant'è che Spagnuolo proprio in questo anno realizza un portale in corten, materiale che abbiamo già nominato e che sicuramente ormai dall'inizio della sua carriera, potremmo dire, prediligeva l'artista, e realizza, come ho detto, il portale per il Palazzo Clementi, sede appunto della Fondazione Menegaz. Come si legano questi due momenti? Perché io ho fatto riferimento a questo 2009, a 2002 e poi al 2009. Sono dei momenti non disgiunti, non separati l'uno dall'altro, ma il punto di incontro sta proprio nel fatto che Spagnuolo, arrivato nel 2002 a Castelbasso, evidentemente rimasto affascinato dal piccolo borgo, decide di utilizzare proprio la forma del borgo come suggestione per poter lavorare sulla copertina del catalogo della mostra, come abbiamo detto dal titolo Alchimie del Fuoco. Quindi lavora su questa forma di goccia allungata, percepibile anche ad una vista veloce nelle opere conservate in fondazione. E realizza nel 2002 la copertina del catalogo. Quando poi viene richiamato nel 2009, questa suggestione non resta nel cassetto, diciamo così, o comunque non si esaurisce soltanto nella copertina del catalogo, ma viene ripresa dall'artista, viene ulteriormente rielaborata, quindi è come se avesse messo semplicemente un punto da cui poi poter ripartire, e da questa forma di stilizzata di goccia allungata, c'è una sorta di evoluzione, potremmo quasi chiamarla, e quindi la goccia diventa una piccola spirale, trafitta quasi o dalla quale partono delle linee, che diventa non solo, diciamo, la scena centrale, la decorazione centrale, per brevità utilizziamo questo termine, del portale realizzato nel 2009, ma poi quest'opera, questo segno diventa talmente tanto simbolico per la fondazione che addirittura è diventato anche il simbolo della fondazione stessa. Diventa simbolico perché sicuramente è un segno. È un disegno che fa venire in mente e riporta a tutte quelle suggestioni che Spagnuolo durante tutta quanta la sua carriera ha cercato di portare avanti, cioè ricorda il sole e quindi di conseguenza ricorda il fuoco, così come anche l'energia, parole e concetti di cui anche se
In poco tempo, ma abbondantemente, abbiamo parlato oggi nel nostro incontro. Per questo motivo il significato simbolico era talmente, anche ancestrale se vogliamo, era talmente tanto forte che è diventato simbolo iconico della Fondazione Menegaz. Detto questo, come sempre, prima di salutarvi, vi do le indicazioni per il laboratorio e ribadisco ovviamente l'aspetto laboratoriale nasce sempre dal lavoro e dalle considerazioni che abbiamo fatto insieme del lavoro dell'artista, per cui oggi non posso chiedervi ovviamente di mettere in piedi a casa una piccola fucina in ferro, né tantomeno di poter lavorare l'argilla, ma sicuramente possiamo trovare un compromesso con quello che con quello che solitamente abbiamo a casa. Per cui c'è bisogno di sicuro di un rotolo di alluminio da cucina. Se qualcuno di voi dovesse avere, magari in qualche cassetto, perché anche a scuola l'avete utilizzato, dei piccoli fogli di rame che vengono proprio utilizzati anche per fare laboratori, ben venga. E utilizziamo il foglio di alluminio oppure i fogli di rame come il nostro materiale metallico, che può essere inciso, strappato, appallottolato, accartocciato. E che voi con la vostra fantasia, il vostro ingegno, riuscirete a far diventare qualcos'altro. Quindi applicando la vostra, non solo la vostra fantasia di cui ogni volta vi parlo, ma questa volta facendo sempre il verso all'artista, in questo caso a spagnolo, che le vostre mani diventino portatrici di energia capace di modellare la materia. E quindi da un semplice foglio tutto quanto liscio, da cui quasi ci si può specchiare, di alluminio, cercate di inciderlo, tagliarlo, ricostruirlo e farlo diventare qualcos'altro. A questo punto vi saluto, vi auguro come sempre buon laboratorio prima, buon pomeriggio poi e ci vediamo la volta prossima. Grazie mille.